Continuano i problemi all'interno della nostra città a causa dell'acqua, soprattutto nel quartiere San Giacomo, dove oggi i cittadini ci hanno chiamati per poter sporgere le loro lamentele. Il prossimo mese aspetta mia figlia, che sono 4 persone, e non lo so come mi devo comportare. È una settimana che siamo senza acqua, telefonando a cartacqua, cartarissetta. Come dobbiamo fare, come ci dobbiamo comportare, non lo so. Di pagare paghiamo, il resto. Come ci dobbiamo lavare con quest'acqua di qua? Come dobbiamo fare? E qualcuno che c'ha qualcuno che è disabile, che abita pure qua, come fanno a lavarsi? Dove vanno a lavarsi? È arrivata ieri l'acqua, sì, finalmente, dopo 5 giorni. Ma è arrivata anche la bolletta, sa? Sì. È una bella bolletta. Di quanto? Di 3.700 euro. Sono 500 metri cubi d'acqua. E lo sa quanti sono 500 metri cubi d'acqua? 50 camion messi in fila tutti da 10 metri. Ha fatto bene. Capite? Ha fatto e noi abbiamo un gabinetto e un lavandino. Abbiamo fatto dei reclami. L'acqua non dovrebbe mancare per nessun motivo. Oggi è il 7° giorno che non arriva acqua. Hai visto? È una situazione pesante. Hai visto? Vedi. Io stamattina mi sono accorto che era senza acqua completamente. Ha completamente i rubinetti a secco? Sì, e c'hai un serbatoio da 500 litri, da 7 giorni si è finita. Signora, ma le faccende di casa come ha fatto in questo periodo? Le lascio! Le lascio, se è tutto sporco, anche la scala. Non posso lavare per terra i piatti. Mi dica lei, con goccio di acqua faccio tutto. Le persone non possono andare al mare perché hanno paura di non potersi nemmeno lavare. Cioè, siamo all'assurdo. Il sindaco rassicura i cittadini, ripetendo ancora una volta che il servizio è stato ripristinato. Se ci sono particolari criticità o disservizi in qualche strada o via o quartiere, abbiamo dato disponibilità a poterci contattare e fare intervenire tempestivamente i tecnici di Caltacqua. Nel contempo ho già chiesto al presidente dell'ATI, il sindaco di Niscemi, di intervenire energicamente nei confronti di Caltacqua.